socio unico del, entro il 31, e poi ci sono confronto previo alla presenza anche Lucida. Lascio la parola, ripeto. Nella programmazione. Questo non c'entra niente. Perché questa è l'alternativa. La chiesa che passava, ogni giorno che passava, i punti aumentavano. Perché con i commissari e il guardatore, quello che attualmente gestiscono questa azienda. È inutile che poi facciamo una campagna denigratoria contro i lavoratori dell'ambiente quando la città è sporca. Il primo punto è questo, la polizia del cantiere. La polizia del cantiere fa schifo. A tempo indeterminato. E oggi questo lavoro è un servizio che è molto scadente, perché non penso che si può fare ancora un servizio. Con l'avvento della legge 7 e della legge successiva 35, in particolare in Sicilia, perché abbiamo autonomie per quanto riguarda gli enti locali, sono state cambiate completamente quelle che erano le competenze precedenti alle quali in qualche modo eravamo abituati. A ridosso del santuario via Madonna delle Grazie, percorrendola per non più di un diciamo 800-900 metri, con due mezze curve, si porta praticamente dove c'è l'ingresso del cimitero di Ragusa Superiore. Questo percorso lo potremmo tutti sfruttare per chi abita la parte sopra di Ragusa verso i Salesiani, quindi chi i vicchietti che comunque questo vanno al cimitero fanno sfruttare e camminano per un tragitto di strada che è una mulattiera. Allora perché non abbellirlo con farlo con delle in pietra calcarea, quella locale, una panchina, dell'illuminazione, così praticamente andiamo a sfruttare questo percorso che è naturalistico e paesaggistico. La finanziaria l'ha accentuato, questo pone delle serie difficoltà a chi amministra gli enti locali, il comune o la provincia, quando si operano delle scelte. E per questo credo che sia stato opportuno questo convegno, anzi la ripetizione di questo convegno che cominciò lo scorso anno e che magari deve continuare, perché non esiste più, non può esistere più l'amministratore fai da te. Chi amministra un comune, un ente locale forte come la provincia sovracomunale, deve avere una preparazione tale per evitare di incorrere poi nelle sanzioni. La predisposizione dei bilanci 2005, 2006, 2007 perché per la prima volta ingloba nel conteggio delle spese che possono essere effettuate, quindi pagamenti e impegni, anche il titolo secondo, cioè le spese in conto capitale. Le fasce sono diventate tre anziché due, una fino a 7.000 punti ISE che non paga niente, da 7.000 a 9.000 punti ISE paga 50 centesimi a pezzo, superati i 9.000 punti ISE si paga i classici 2 euro a pezzo. Però ecco, bisogna dire anche che per 2 euro a pezzo si intendono anche gli inettabili, cioè gli antibiotici che prima pagavano soltanto 4 euro, ora per 6 pezzi pagano 12 euro. A Ragusa o comunque un po' in tutta Italia il latte forse è la parte che sta portando avanti un po' il mercato della zootecnia, perché il latte è quello che ancora riesce a dare all'economia aziendale un buon sostentamento, quindi rappresenta diciamo, una grandissima parte del bilancio aziendale. Abbiamo avuto durante le relazioni illustri relatori, quale il professor Zecconi, che ha parlato in generale di quella che è la qualità del latte, e io invece mi sono soffermato più che altro all'importanza della scelta della qualità del latte nella produzione del prodotto tipico e nello specifico del ragusano DOP. È stata fatta un'analisi di quelle che devono essere i parametri qualitativi per la scelta di un latte di massa che poi porterà a produrre il formaggio tipico che è il ragusano. Si trova in diverse altre aree italiane, cioè la necessità di migliorare la qualità del latte a salvaguardia anche delle produzioni, soprattutto le produzioni tipiche. Se noi vogliamo che i nostri allevatori e i nostri produttori continuino ad avere un futuro di successo, è importante che noi difendiamo questi aspetti, quindi partendo da una buona qualità del latte arrivare a dei prodotti sani, dei prodotti buoni da mangiare che il consumatore compri volentieri.
come Presidente del Mastitis Council Italia, gli obiettivi della nostra associazione sono proprio questi, di favorire e diffondere questo tipo di informazione, questo tipo di cultura a favore degli allevatori, dei veterinari e di tutti i tecnici che operano nel settore del latte. Sadiche e cauche dovevano agire alternativamente dietro le due punte. Abbiamo preso un gol su un calcio di punizione bellissimo che Miacci io conosco perché ha giocato con me e questi colpi ce l'ha, però la squadra non ha continuato anche sbagliando, però era una squadra viva, continuando a credere in questo risultato. Ci abbiamo creduto. Forse la nostra arma è proprio questa, che dobbiamo sfruttare anche nelle prossime partite, quella di crederci sempre, quella di impegnarci al massimo, perché alla fine poi, come è successo domenica, riusciamo a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi prima di entrare in campo. Ragusa può centrare questa salvezza? Sì, secondo me il risultato di domenica ci può aiutare tantissimo. Che volte io vado su per segnare, ma penso che, non so come si dire, sbaglio qualcosa di incredibile, che anch'io non ci riesco a cosa, ma io voglio lasciare tutto indietro, pensare, impegnarmi, spero di fare tanti gol più possibile per loro. Praticamente si tratta del recupero e del riutilizzo a fini benefici dei prodotti che per varie ragioni rimangono o invendute o vanno in deperimento all'interno dei servizi commerciali della città. Significa che noi con questo bando scegliamo il soggetto di terzo settore con il quale andiamo a fare la progettazione esecutiva di ogni servizio. Quindi non è che il soggetto di terzo settore ci presenta già confezionato il progetto, no, ma lo fa insieme a noi. Io quello che ho detto sostanzialmente ieri sera è questo, rispetto alle notizie che ci ha portato il sindaco dalla sua visita a Palermo, secondo la quale ha parlato con l'assessore al territorio ambiente e avrebbero avuto delle assicurazioni che prossimamente ci sarà da parte del governo regionale una moratoria su questa vicenda del parco eolico. Io sostanzialmente ho detto in modo semplicissimo che siccome in atto al comune di Ragusa c'è la presenza di un commissario mandato appunto dall'assessorato territorio e ambiente, sarebbe quanto mai opportuno che si rimuovesse quantomeno la presenza del commissario.